Nella scorsa puntata ti ho portato con me in una delle vallate più suggestive delle Dolomiti, la splendida Val Veneggia. Immerso in questo contesto naturale, mi sono ritrovato a contemplare paesaggi a cui non siamo più abituati, rimanendone profondamente affascinato. Il percorso non era lungo, quindi ho deciso di dedicare le ultime due ore della giornata a visitare un luogo lì vicino che conoscevo già. Ma come ho imparato nel tempo, nulla è scontato nelle Dolomiti e ogni momento può rivelarsi unico ed irripetibile. Penso che questo posto lo riconoscerete da uno dei precedenti video, infatti questa parte iniziale che sto facendo l'abbiamo già fatta. Visto che il sole è ancora abbastanza forte, andrò a fare qualche scatto a mano libera. Guarda lì la nuvola che viene fuori col sole, la illumina, spettacolare. Provo a raggiungere qui un altro posto per vedere se col calare del sole mi offre veramente qualcosa di bello. E è un posto che abbiamo già visto perché ho già frequentato, ho già fatto un'escursione qui. Provo però adesso a fermarmi prima per vedere un posto interessante per riuscire magari a catturare quelle montagne se vengono illuminate. Ma vedi che c'è tanto nuvolo, però lì in alto un po' forse si apre. Se quando va giù mi illumina anche lì la cima dove ero andato su, non sarebbe male. Fa molto freddo, è andato giù un po' il sole, la temperatura è calata di brutto, ci sono già tutti gli impianti pronti per la stagione invernale per chi scia. La volta scorsa da lì ho preso quella strada, sono andato su fino alla cima, da lì ho fatto il tramonto. Prendo questa panoramica che avevo fatto dal Monte Castellaz per farti capire veramente le opportunità che può darti questo luogo, che è veramente fantastico. Questa volta provo a girare da questa parte per vedere se scavalcato qui mi dà una prospettiva carina. Sì, sembrerebbe proprio il posto ideale, perché guarda, va su per di là e da sopra lì dovrai avere tutta la visuale stupenda. Peccato lì, vedi, tanta nuvolosità, però anche qui guarda che bello, anzi qua potrei già fare qualcosa. Qualcosa lì si intravede di luce, ma non è ancora sufficiente per quello che dobbiamo fare. Tanto mi sto godendo di qua perché è veramente spettacolare, ma anche lì guarda che va il percorso con le nuvole, sono veramente belle. No, ma dai! E te pareva? Guarda, c'era il sole che stava illuminando quella zona, volevo fare la foto, nuvolone che copre tutto. E tra l'altro fa anche molto molto freddo, però una foto sono riuscito a farla. Lì le condizioni sono tremende, tuttavia dalla mia parte, guarda qui, guarda che bello, c'è questa strada che va su di là, che sul fotogramma può proprio creare una linea guida
E poi le nuvole, un cielo così straordinario. Mi sa che dovrò darmi un nuovo nickname che si chiama l'uomo della pioggia, perché ogni volta che faccio un'uscita fotografica le cose vanno così. Beh, dobbiamo ammettere che però, ragazzi, qui la prospettiva che mi sta dando non ci sarà il tramonto, ma per il resto tanta roba, tanta roba. Che dite? Mi sa che ho fatto la scelta giusta. Wow! La composizione qui la puoi proprio indovinare anche tu, guarda la strada, la montagna con le nuvole in mezzo. Strepitosa sta roba. Questo frame lo uso come copertina del video. Dubito altamente che qui il sole riesca a penetrare ed illuminarmi le montagne. Inizialmente avevo pensato di andare sui laghetti col Bricon che si raggiungono, ma adesso sarebbero ricoperti veramente dalle nuvole. Ma veramente qualcuno ha il coraggio ancora di dirmi che queste condizioni meteo non sono ideali per fare delle fotografie? Ma sono spettacolari, non sono buone. Guarda qui cosa mi trovo davanti, guarda che cielo, guarda che lago, qui c'è tutto, luce drammatica, colori. Qua si mette male, qua si mette male. Ho scoperto un'app fantastica, magari tu già la conoscevi, che praticamente, come tante mappe per escursionisti, calcola dov'è la posizione del sole e tutto, ma questa mi fa vedere la proiezione dell'ombra delle montagne in base a dove è posizionato il sole e all'orario, quindi riesci a capire se sei in ombra, se la montagna che volevi fotografare è in ombra. È veramente straordinaria. Adesso vado a vedere un attimino se sono già al livello dove il sole non riuscirà più ad illuminare la montagna. A quel punto posso anche tornare a casa invece di stare qui ad aspettare proprio l'ora esatta del tramonto. Mi permette di capire, ecco, dove sono orientato e quindi capire ad esempio se quella montagna sarà illuminata oppure no. E effettivamente è ancora, potrebbe essere ancora illuminata, ma davvero veramente dura, perché guarda, ti faccio vedere qua, guarda, è tutto nuvoloso, veramente difficile. Io volevo vedere qui la montagna, ce ne sono altre lì, ma là, ma totalmente coperte, ma vediamo. Fa freddo, sì. Adesso mi metto anche i guantini che me li sono portati dietro perché mi immaginavo di poter trovare una situazione del genere. Vediamo come si evolve. Devo assolutamente prendere i guanti. E mi metto anche il gilet qua sotto, visto che ce l'ho. Nel frattempo lì si è liberato un po', c'è un po' più di contrasto. Io ho già fatto una foto qua, eccola, stringendo un pochino l'inquadratura. Questi colori quasi monocromatici sono spettacolari. Sembra una pellicola Fuji direttamente dal vivo. Qui sono dal lato opposto, il sole sta tramontando lì, però guarda, non si vede nulla, quindi è proprio coperto, Fin da dietro è coperto proprio, quindi non riesce nemmeno ad illuminare le montagne qua, questa zona. Non credo onestamente di avere tante altre opportunità qui di beccare il tramonto. Vabbè, però le foto che ho fatto mi soddisfano tantissimo. Nel frattempo testo altre prospettive da questa parte perché credo che ci sia tanto potenziale, sempre sfruttando qui la strada, molto interessante. Vediamo se riesco a farti vedere qualcosa, eccola.
E ok amici, da questo fantastico posto io direi che non c'ho più niente da tirar fuori. Ormai qui sta facendo buio, direi che è il caso di tornare indietro, il tramonto non lo becco. Grazie di avermi seguito fino a qui, fammi sapere se il video ti è piaciuto o no qui sotto nei commenti, lasciandomi un feedback. Se ti piace quello che faccio puoi anche iscriverti al canale. E ringrazio tutti i sostenitori del canale, che veramente sono delle persone fantastiche, le vedi qui in sovraimpressione. Se anche tu vuoi entrare a far parte di questo gruppo, trovi tutte le informazioni qui sulle note dell'episodio, serve in sostanza per sostenere quello che sto facendo. E a proposito, sono riuscito nello scopo, almeno un pochino, ovvero riuscire a farti venire la voglia di uscire? Fammelo anche questo sapere qui sotto nei commenti. Ciao da Alessio, ci vediamo al prossimo video. C'è un gregge di pecorelle là in fondo e mi avrebbero tagliato letteralmente la strada. Via, 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 via. Veloci che rientro. Infatti prima avevo trovato, eccole qua. Sono i mezzi dove le caricano. Sarebbe letteralmente impossibile fare video registrazioni adesso perché stanno tirando bestemmie una dietro l'altra, letteralmente. Ho paura che qualcuna sia stata registrata anche nei spezzoni prima, ma lo sentirò a casa. Portarti questi video, tu non hai idea quanto è faticoso. Nemmeno io lo immaginavo quando guardavo Thomas Eaton, un fotografo inglese che fa sostanzialmente le stesse cose che faccio io. Io mi sono ispirato letteralmente a lui. Quando lo vedi nelle sue uscite, lo vedi lì col treppiede, con la macchina medio formato, reflex, quel che utilizza, che spiega i concetti, la sua interpretazione e via dicendo. Però c'è questa ripresa da distante, ferma, con una videocamera, sembra quasi che ci sia un altro operatore. In realtà lui lavora da solo. E poi lo capisci, lui gira con due treppiedi, su uno mette la cam che mi riprende, adesso io la sto tenendo in mano, come avessi un treppiede la riprende, sull'altro treppiede mette la fotocamera, e ogni volta è un smontare il treppiede, rimontarlo, andare via con due treppiedi, due cam. Io adesso sto girando con la Osmo Action, che ce l'ho qui, messa via, e in mano ho la Pocket 3, e già con queste due più la fotocamera sto quasi impazzendo, divento matto in certi frangenti, e non ho i due treppiedi. L'ho fatto una volta, sono uscito con i due treppiedi, porca miseria, che fatica, fatica organizzativa a tenere tutti e due, ogni volta apri, chiudi, metti via, e però è più comodo, sì, effettivamente fare le riprese con i due treppiedi, andare in montagna con due treppiedi è un po' faticoso. Io nel frattempo sono praticamente arrivato giù, salgo in macchina e me ne vado a casa, e come puoi notare alla fine, sì, qui c'è tempo di pioggia.